Ciao a tutti gli infettini e a tutte le infettine. Nuovo tutorial per la sopravvivenza. Allora, ovviamente i sardi avranno subito capito che, visto che ho il poncho, visto che ho un cestino, sto andando a fare una cosa che si fa quando piove. Questa cosa è molto importante perché si può fare solo quando piovono almeno 30-40 cc di acqua. Quindi se quando finirà il mondo non ci sarà internet per capire quanto pioverà, voi mettete un secchio con delle tacche e si capirà quanto ha piovuto. Adesso cosa ci serve per questo tutorial? Un bel poncho, il colore non importa. Un bel cestino, ovviamente, così, vedete, bucato, e andiamo a prendere una cosa molto importante. Andiamo a cercare che cosa? Andiamo a cercare tutto quello che si può raccogliere quando piove. E tutti quanti sanno che quando piove, cosa possiamo trovare? Bisogna andare vicino ai cespugli, alle piante, e soprattutto quando piove tra primavera e estate, guarda cosa possiamo raccogliere: dell'ottima birra cruda. La mettiamo nel nostro cestino perché le gocce scendono e vanno a creare nuova birra. E qua ne abbiamo un'altra, eccola qua, abbiamo due belle icnuse crude. Un consiglio per tutti quanti: se cercate bene, però non vi deve prendere la mano, cioè voi dovete raccogliere solo quello, ci sono, adesso ve lo faccio vedere e poi li rimettiamo a posto, ci sono anche i peroncini senza glutine. I peroncini senza glutine tra una settimana diventeranno birra cruda. Sono senza glutine perché sono piccoli ancora, quindi noi, vedi, qua ce n'è uno, due, tre, noi li lasciamo qua e aspettiamo che maturino, perché sennò non hanno, cioè sono peroncini, quindi non hanno il loro vero sprint. Saluto tutti gli infettini e le infettine, al prossimo tutorial, mi raccomando. Guardate tutti, se non li avete visti ancora, tutti gli altri tutorial, perché sono tutti di vitale importanza. Un saluto a tutti, fatto in casa per voi.